Si chiama Free Entry, la città del bello, il progetto promosso dalla Fondazione San Gennaro e finanziato con contributi privati che metterà a disposizione di bambini e ragazzi napoletani un centro educativo ricavato nell'ipogeo della Basilica del Buon Consiglio a Capodimonte, messo a disposizione dall'Arcidiocesi. Questo supplisce, direi, riempie un vuoto perché dà la possibilità non solo di una formazione di questi ragazzi che possono, attraverso l'impegno anche di attività specifiche, ma procurare loro domani anche una immissione nella vita sociale, nella vita della gente. Quindi è educativo, ma formativo per un lavoro che possa essere stabile anche per loro. In programma l'attivazione di iniziative gratuite con percorsi di avviamento al lavoro. Sono previsti laboratori di informatica, restauro, teatro, musica, riciclo, ceramica e porcellana, fotografia e stampa tridimensionale e un orto didattico. Non pensiamo mai che da soli si possano fare grandi chilometri e quindi lavoriamo quotidianamente su questo territorio con una municipalità molto attiva, con il comune che c'è sempre. Col lavoro di squadra, devo dire, sia con investimenti pubblici, nell'organizzare il capitale umano, nel mettere insieme pubblico e privato, con i beni comuni. Guardate la qualità e quantità di flussi culturali e turistici che ci sono tra Capodimonte e la sanità per capire il grande lavoro che si è fatto. Diciamo che ci sono alcuni, sia nel pubblico che nel privato, che ci hanno creduto quando nessuno ci credevano, come ad esempio Padre Antonio e la sua squadra, e come noi 7 anni fa, quando nessuno immaginava che in questi luoghi si potesse arrivare a questi numeri, numeri di visitatori, che è un'esplosione incredibile. Quindi questo significa che stiamo sulla strada giusta, che c'è tanto da fare, ma se lo facciamo insieme arriveremo molto lontani.